Stefano Medaglia, slalom di Luzzi. Ti vedo sorridente, anche se stiamo aspettando ancora l'esito dei birilli, sì, giusto? Per un momento siamo primi, poi sperando che, non ho visto male io, comunque. Non dovresti aver preso birilli. Non dovrebbero essere. Però dobbiamo aspettare il responso dei commissari. Dobbiamo aspettare il responso. Bene. Non è stata una gara molto, diciamo, molto serena, perché abbiamo avuto problemi da stamattina, abbiamo avuto problemi con il cambio della ricognizione, problemi di assetto, ma lasciamo stare. Alla fine il risultato alla fine il risultato è uscito. Io ringrazio come sempre tutti i miei sponsor. Unipol Sai, Falbo Assicurazioni. Li seguiamo tutti. Privacar, agenzia di auto tra privati, la Service Credit, la mia scuderia del grande zio Gaetano, Sport e Foto, che ci segue sempre. Idexe, che è il negozio di mia madre. E poi vediamo qualche altro sponsor che ti dà una mano. Il ecco. Studio. Sì. Studio Bilotta, Scarpelli Massimiliano, Labbi Consulenze e il signor Aragona Domenico. Ringrazio, diciamo, tutte le persone che mi sopportano. È stata una gara comunque divertente. Benissimo. Faccio i complimenti ai miei avversari, perché sono persone veramente corrette e così deve essere, stima, in questo sport. Ci stima tantissimo. Prossima gara? Si spera Campania, se riusciamo ad aggiustare l'auto. Bene, allora. Stiamo aspettando un esito. Perfetto. Grazie Stefano. Grazie. Passiamo sempre all'RS, alla classe 2000. Del Cosenza Corse, Support Puma, Salvatore Reale. Ribadisco una cosa, non andate via quelli che sono stati premiati, perché c'è l'estrazione di un bello orologio, di un cronografo Ferrari. Chi non c'è perde il premio. Terzo classificato dell'RS 2000, Salvatore Reale. Secondo classificato, Sacco Gianfranco su Renault Clio RS. Primo su 205 GT, sempre del Cosenza Corse, che monopolizza il podio. Chiamiamo Stefano Medaglia. Ragazzi, vi vedo lenti. Forza Stefano, veloce. A favore di telecamera, questo è il podio dell'RS 2000. Grazie ragazzi.